Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Grazie Buonasera. Presidente per aver accettato l'invito a partecipare della facciamo in un momento perché l'apertura giorno di cadono le quindi secondo lei trattare l'intero territorio come un Per presidiare al metodo che si è seguito. Avrei preferito che il governo nazionale, il Ministero della Salute, avesse fissato un criterio oggettivo per l'apertura della mobilità. Ho detto togliamo i nomi delle regioni perché si espongono a polemiche, strumentalizzazioni, nord-sud. Togliamo i nomi delle regioni. Decidiamo che da una regione si può partire tranquillamente se, per esempio, per un mese di seguito, per 15 giorni di seguito, i nuovi contagi sono al di sotto delle 100 unità, delle 50 unità. Beh, bastava adoperare un criterio oggettivo semplice e procedere conseguentemente alla riapertura. Questo criterio non è stato adottato e dunque si è deciso di andare alle riaperture così, senza una base oggettiva. Detto questo, io credo che siccome la decisione è stata presa, fermo restando che per quello che riguarda la Campania adotteremo ovviamente qualche misura di prevenzione in più, quindi misureremo la temperatura che viene dal nord, dalle regioni interessate. Se abbiamo una temperatura al di sopra dei 37 gradi e mezzo, faremo il test rapido o il tampone, ma insomma quel minimo di buonsenso, di ragionevolezza per evitare l'accendersi di focolai anche nei nostri territori. Ma detto questo, io sono per prendere atto che si apre una nuova fase e per fare in modo che perlomeno questa nuova fase valorizzi i valori della solidarietà nazionale, dell'unità nazionale, e quindi credo che dobbiamo accogliere, ripeto, con tutte le preoccupazioni del caso, ma dobbiamo accogliere i nostri concittadini che provengono dalle regioni più colpite dal virus, con grande senso di accoglienza e con spirito fraterno. Come dire, cogliamo almeno questa occasione per ribadire i valori dell'unità e della solidarietà nazionale. Presidente, la Campania è stata oggettivamente una delle regioni che ha affrontato meglio la pandemia, sia da un punto di vista sanitario che di assistenza ai cittadini più deboli. Ci può ricordare quali sono stati i passaggi chiave che hanno consentito questo? Abbiamo affrontato il problema sui due piani, quello sanitario e quello socio-economico. Sul piano sanitario credo che abbiamo fatto davvero un miracolo. Tenete conto che noi siamo usciti dal commissariamento della nostra sanità dopo 10 anni, solo 2 mesi prima dell'arrivo dell'epidemia. E abbiamo dovuto fare veramente cose da paese in guerra. Abbiamo liberato in tempi rapidissimi interi reparti, abbiamo in tempi accelerati realizzato ospedali Covid dedicati, fatto la separazione negli ospedali con percorsi dedicati ai malati Covid e ad altri. Abbiamo avuto una grande attenzione per le residenze sanitarie per anziani. Le do solo un dato. Nella provincia di Bergamo abbiamo registrato 2.000 decessi nelle strutture per anziani. In Campania, tutta la regione, quasi 6 milioni di abitanti, su 99 residenze sanitarie assistite, abbiamo avuto 16 decessi. Allora abbiamo affrontato, credo, con efficacia dal punto di vista sanitario. Abbiamo evitato di ospedalizzare tutti i pazienti. Ma credo che sia stato decisivo aver anticipato alcune misure di chiusura di 15 giorni rispetto ad altre regioni e rispetto a livello nazionale. Abbiamo assunto la decisione, e questo ha richiesto un po' di coraggio, di chiudere la movida, di chiudere i bar, di chiudere i parchi, di sospendere l'attività del pubblico impiego,
ci siamo assunti la responsabilità di chiudere con 15 giorni di anticipo. Credo che questo abbia prodotto un risultato molto, molto importante. Infine, sul piano sanitario, devo dire che abbiamo avuto una prova anche straordinaria di efficienza da parte delle nostre strutture. In Italia magari non tutti se ne sono accorti, ma abbiamo dovuto aspettare che i giornali americani raccontassero al mondo che l'ospedale più efficace al mondo nella cura del coronavirus è un ospedale di Napoli ed è l'ospedale Cotugno. Dunque, sul piano sanitario abbiamo retto con la prevenzione, con scelte coraggiose, e questo credo che ci abbia salvato. Poi abbiamo fatto una seconda fase, quindi la nostra seconda fase è cominciata anche prima, nel senso che abbiamo dato vita ad una grande iniziativa socio-economica, un piano socio-economico del valore di quasi 1 miliardo. Abbiamo deciso di dare 2.000 euro di contributi alle microimprese chiuse per il coronavirus. Abbiamo deciso e in 3 mesi sono arrivati 2.000 euro a 130.000 microimprese. Abbiamo dato un contributo di 1.000 euro ai professionisti, 60.000 pagamenti. Poi abbiamo deciso ovviamente di aumentare di 300 euro per 4 mesi lo stipendio degli stagionali, o meglio la cassa integrazione dei lavoratori stagionali del turismo. Abbiamo stanziato risorse per le famiglie con disabili, le famiglie con bambini sotto i 15 anni e infine abbiamo fatto una cosa di cui siamo orgogliosi. Abbiamo deciso di dare a tutti i pensionati al minimo per il mese di maggio e il mese di giugno il raddoppio della pensione al minimo. Stiamo parlando di 230.000 pensionati al minimo della regione Campania. Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco, devo ringraziare i dirigenti dell'INPS, sapete che è sotto stress anche l'azienda, abbiamo fatto avere un lavoro eccellente, quindi già dal mese di maggio hanno avuto il raddoppio della pensione al minimo e poi così sarà anche per il mese di giugno. Uno sforzo immane di cui siamo francamente orgogliosi, abbiamo deciso e abbiamo pagato. Presidente, quindi quello che lei mi racconta, quello che ci racconta, vuol dire che si poteva fare, perché una delle critiche maggiori che viene rivolta al governo è quello di aver tardato moltissimo l'arrivo dei fondi nei confronti delle aziende, nei confronti dei cittadini. Perché a livello regionale si è riusciti a fare questo e a livello nazionale invece è colpa della cosiddetta burocrazia? Dov'è il problema? Beh, non mi faccio. Ci sono stati problemi, via, diciamola così. Situazioni complicate che vanno affrontate avendo, come dire, quasi l'ossessione nell'amministrare. Bisogna avere un rigore, una tenacia davvero al limite dell'ossessione. Ora, capiamoci bene, noi veniamo in Italia da decenni di palude burocratica e se devo essere sincero non c'è stato nessun governo che abbia avuto né gli attributi né la capacità né il coraggio per affrontare di petto il problema della palude burocratica. Questa è la verità e questa è la principale emergenza dell'Italia. Noi facciamo le polemiche con l'Unione Europea, ci vogliono i soldi, dateci i soldi. Le posso dire una cosa, se arrivassero domani mattina 100 miliardi di euro, noi non saremmo in grado di spenderli con queste macchine amministrative. Ho detto in altre occasioni, ma è una battaglia che sto facendo da 5 anni, scontrandomi con l'opportunismo di tutte le forze politiche, che se non cancelliamo la figura di reato dell'abuso in atto d'ufficio, così come prevista dalla legge Severino, l'Italia rimarrà paralizzata. Non tutti i nostri ascoltatori sanno come funziona questa autentica oscenità dal punto di vista del diritto. In un paese nel quale ci sono 150.000 leggi, centinaia di migliaia di regolamenti, di norme di attuazione, un codice degli appalti che cambia ogni 7 mesi,
abbiamo una legge che prevede che per una condanna in abuso d'ufficio in primo grado un dirigente pubblico riceve automaticamente il dimezzamento dello stipendio, il demansionamento e il trasferimento a settori non operativi. Ma lei pensa che in queste condizioni ci sarà un dirigente pubblico che metta più una firma? Ma le pare che nel paese del diritto si debba immaginare una figura di reato che non distingue fra piano amministrativo e piano penale? Con questo groviglio burocratico, l'errore amministrativo è dietro l'angolo, ne puoi fare 200. Ma un conto è l'errore in una procedura amministrativa, un altro conto è essere ladri, prendere le tangenti, fare concussione, o no? Ma è tanto difficile capire che bisogna perlomeno distinguere i due piani. Bene, ad oggi non abbiamo fatto nulla. Mi pare di aver letto da qualche parte che il Presidente del Consiglio intende mettere mano alla riforma di questa figura di reato. Mi auguro che lo facciano e che ridiventiamo un paese civile dal punto di vista del diritto. Presidente, questo che lei mi ha raccontato mi ha fatto sorgere un dubbio e le vorrei fare una domanda. Perché si discute molto sul soggetto responsabile della chiusura, chi doveva creare le zone rosse? Allora mi chiedo, ma se Codogno fosse stato in Campania, lei avrebbe aspettato il governo nazionale per chiudere tutta la regione? Avrei chiuso dopo 24 ore. Si poteva fare. Lo abbiamo fatto in alcuni territori. Abbiamo una città dell'Irpinia, che è Ariano Irpino, che è più grande di Codogno. Abbiamo messo in quarantena la città, i comuni contermi. Abbiamo messo in quarantena tutto il Vallo di Diano, perché a un certo punto, in seguito ad alcune manifestazioni, cerimonie più o meno religiose, si era determinato un focolaio estremamente pericoloso. Abbiamo messo tutto in quarantena. Ci siamo permessi di farlo anche quando hanno celebrato un funerale facendo un corteo in un comune. Io penso che di fronte a pericoli come quelli rappresentati da un'epidemia bisogna avere il coraggio di decidere. E per quello che mi riguarda, chi è competente o non competente, io lo vedo dopo. Prima prendo la decisione. Perché se aspettiamo sempre di chiarire tutto quello che è aggrovigliato in Italia, moriamo di carte bollate e moriamo in questo caso anche di epidemia. Quindi avremmo potuto chiudere le regioni? Si potevano Avrei chiudere. Chiuso sicuramente. Ovviamente si può ragionare sull'ambito del territorio da chiudere, per l'amor di Dio sono scelte delicate. Vorrei essere chiaro, io non mi permetto di dare suggerimenti perché ci sono territori, regioni, nelle quali l'epidemia è stata davvero una tragedia di proporzioni immani, quindi parlo per quello che avrei fatto io nella mia regione, ecco, parlo di me, non di altri. Presidente, c'è un'altra cosa che negli ultimi giorni è sembrata veramente stonata. Abbiamo visto dei commercianti che sono andati in piazza a manifestare per esprimere il loro disagio, i loro problemi. Cioè, abbiamo visto quando hanno consegnato le chiavi al primo cittadino dei loro comuni, oppure hanno manifestato mantenendo le distanze, con le mascherine, mettendo le sedie in piazza. Sono stati multati. Invece poi vediamo delle iniziative politiche con migliaia di persone senza protezione e lì va tutto bene. C'è qualcosa che non torna neppure in questo. Beh, c'è l'immagine di un paese geneticamente propenso all'opportunismo e di un paese che, come dico da qualche anno, è il paese del mezzo-mezzo e del fare finta. Il paese nel quale non si decide mai una cosa fino in fondo, il mezzo-mezzo, e non si fa mai la verifica laica delle conseguenze delle leggi che si approvano, degli atti che si pongono in essere. Mica ci si rende conto di qual è poi la realtà concreta. Questo dei commercianti è uno degli esempi dell'Italia del mezzo-mezzo e del fare finta. Io credo che tanti operatori economici, in modo particolare il mondo del commercio e l'artigianato, meritino rispetto perché hanno vissuto davvero mesi pesanti, mi riferisco soprattutto ai piccoli e piccolissimi esercenti. D'altra parte
abbiamo investito risorse imponenti per dare 2.000 euro alle microimprese. E le ripeto, da quando abbiamo deciso a quando sono arrivati i soldi sui conti correnti sono passati 3 settimane. Quindi è una bella prova di efficacia amministrativa e di concretezza. Quello che davvero stona e dal mio punto di vista è intollerabile è la strafottenza di esponenti politici nazionali che danno vita a manifestazioni sgangherate, volgari, prive di stile e provocatorie. Ma lei pensa che in un paese serio, nella giornata nella quale si celebra la festa dell'unità nazionale, possa essere tollerato che non ci si raccolga intorno alla figura del Presidente della Repubblica che rappresenta l'Italia e si mettano in piedi delle provocazioni? Ma ci vuole tanto a capire che fare il 2 giugno una manifestazione, quale che sia la forza politica che la promuove, è una provocazione ed è un'offesa alla dignità dell'Italia. Ci vuole tanto a capirlo. Il 2 giugno dovete fare la manifestazione. Allora è stato un atto di provocazione, di volgarità da parte di qualche personaggio che quando era al governo come vicepresidente del Consiglio si è rifiutato di andare in piazza a celebrare il 2 giugno. Adesso pare che si sia convertito sulla via di Damasco. Un altro esempio di opportunismo e di cialtroneria politica da parte di un noto esponente sovranista che non nomino per non fargli pubblicità gratuita. Presidente, lei ha parlato di rabbia che sale nei cittadini, soprattutto a causa delle difficoltà economiche che questa pandemia ha creato. E la pandemia è destinata, la rabbia è destinata a salire ancora con l'aumentare della crisi che esploderà nei prossimi mesi. Lei come immagina che saranno affrontati? Non so, sinceramente, io guardo con grande preoccupazione a quello che succederà in autunno. Per tornare ai commercianti, io sono convinto che se le decisioni prese dal governo, che sono decisioni giuste, si fossero tradotte in risultati concreti, i commercianti avrebbero capito, gli artigiani avrebbero capito. Ma è chiaro che se prendi una decisione, i soldi non arrivano. Se ti impegni a dare la cassa integrazione, poi magari la cassa integrazione deve essere anticipata addirittura dagli imprenditori e così via, beh, è evidente che poi la gente comincia ad innervosirsi e perde fiducia nelle istituzioni. Allora io mi auguro che ci sia un'operazione di sburocratizzazione radicale, che si utilizzino al meglio i fondi europei, facendola finita ovviamente con le volgarità sovraniste, le stupidaggini che abbiamo sentito. Ho sentito qualche settimana fa, o ci danno 100 miliardi, 200 miliardi, oppure faremo da soli. Faremo da soli. E che facciamo da soli? Le pastiere, i babà, i cannoli, che facciamo da soli? Ma sono cose da pazzi. Cioè hanno diffuso l'idea che al nostro paese fosse doveroso regalare 100-200 miliardi di euro così, senza colpo ferire. E quando si dice ma ci chiederanno delle condizioni, la verità è che quelle condizioni dovremmo porli noi a noi stessi. Perché quando si dice evitate di utilizzare questi miliardi per rigonfiare la spesa pubblica, ma utilizzate queste risorse per creare lavoro, creare economia, creare innovazione tecnologica, creare politiche ambientali serie. Beh, mi pare che queste siano richieste che dovrebbero partire innanzitutto da noi nei confronti del nostro governo. Allora io mi auguro che queste risorse siano utilizzate al meglio, che si abbia il coraggio di fare una sburocratizzazione radicale, che si metta un'impresa, un imprenditore in condizione di realizzare la propria attività in 24 ore, non in 24 anni. Mi auguro che se dobbiamo fare il dragaggio in un porto, non siamo condannati più a perdere 5 anni di tempo, ma lo facciamo come capita a Rotterdam in 2 settimane e così via. Allora, se ci sarà questa svolta radicale, io credo che avremo la possibilità di reggere. Questo è un paese che non vuole morire e abbiamo tante di quelle energie
imprenditoriali, scientifiche, nel campo della ricerca, nel campo dell'imprenditoria, che l'Italia può fare miracoli. Quello che non può fare è superare una palude burocratica nella quale davvero ogni energia rischia di spegnersi, perché ti fanno davvero passare la voglia anche di investire. Presidente, ma rischiamo di perdere anche la nostra credibilità con i partner internazionali. Cioè, com'è possibile che il governo non dica ancora con chiarezza che useremo il MES? Perché è conveniente usare il MES. Ce lo dicono tutti gli esperti. Per quale motivo c'è ancora, io lo so bene, però lo voglio sentire da lei, io credo di saperlo, voglio la sua opinione. Per motivi di ottusità ideologica, di stupidità ideologica, diciamo più correttamente. Bisogna essere davvero imbecilli. Allora, un conto, parliamoci con chiarezza, un conto è dire: se vi fate prestare 70 miliardi di euro, poi ci deve essere uno che viene a controllare l'Italia nei conti, a interferire con l'autonomia nazionale. In questo caso io li manderei al diavolo. Un altro conto è dire: mettiamo a disposizione dell'Italia 70 miliardi di euro, tassi di interesse quasi zero, cioè vi facciamo risparmiare decine di milioni di euro di interesse, solo cortesemente garantiteci che queste risorse le utilizzate per il sistema sanitario e non per fare i vostri comodi, come più di una volta è capitato, e non per rigonfiare la spesa pubblica improduttiva. Bene, a me pare del tutto ragionevole dire all'Italia e dire all'Europa: se avremo necessità di queste risorse utilizzeremo anche il MES, essendo configurato così come è configurato, quindi non un attacco all'autonomia nazionale, ma una richiesta di chiarezza nell'impiego di queste decine di miliardi di euro. Ma questo non avviene, ripeto, perché purtroppo abbiamo dentro il governo componenti politiche che vivono di questa lunga scia di ideologismi e di imbecillità che abbiamo ascoltato per anni e anni. Questa imbecillità rispetto all'Europa fa il paio con un'altra imbecillità che abbiamo ascoltato per 10 anni. Lei ricorda i Novax, movimento dei Novax, e poi uno vale uno. Quando poi si sta al governo e devi fare in modo che una decisione che prendi si traduce poi nel pagamento reale agli imprenditori, allora viene fuori il fatto che è una stupidaggine dire uno vale uno, perché se vuoi governare devi avere capacità di governo, capacità di padroneggiare la macchina amministrativa, esperienza di governo, altro che uno vale uno. E così per quanto riguarda i Novax. Sono curioso di vedere se i Novax si faranno il vaccino contro il Covid quando sarà scoperto. Andrò a indagare, voglio vedere se lo fanno. Presidente, a proposito di uno vale uno, è stata approvata una legge che riduce, taglia il numero dei parlamentari. È stato fatto senza alcun criterio, con un taglio orizzontale. La Fondazione Luigi Einaudi, che ci ospita, ha organizzato una raccolta di firme tra i parlamentari, ha ottenuto di poter votare un referendum che era stato già fissato per il mese di marzo e adesso è stato rimandato all'autunno per le ragioni che tutti noi conosciamo. Lei cosa pensa di questa riforma e cosa pensa del referendum che la Fondazione Einaudi ha chiesto di poter votare? Penso che sia un'iniziativa totalmente demagogica che non serve assolutamente a niente, totalmente demagogica. Ed è una delle tante... Il taglio dei parlamentari, Presidente. Sì, il taglio dei parlamentari è una delle tante, come dire, espressioni di demagogia del nostro paese. Io sono per toglierli i parlamentari. Se il problema è risparmiare, perché fermarsi a 600 milioni di euro? Riduciamo tutto a 50 milioni di euro. Anzi, non li paghiamo proprio. Riduciamo la politica al censo, alla ricchezza familiare. Meglio così. Riduciamo la politica al volontariato, vediamo chi è in grado di fare politica così. Qual è l'unico risultato concreto che otterremo se questo referendum passa? Che avremo dei collegi elettorali immensi, che il rapporto fra l'eletto e il suo territorio diventerà assolutamente ingestibile,
perché un conto è avere un collegio limitato, quindi puoi avere rapporti con i cittadini, un conto è avere un collegio che è grande quanto tutta una regione, e allora a questo punto si voteranno solo i simboli, ma il rapporto fra cittadino ed eletto scomparirà completamente. Qual è il problema? Il risparmio economico, stiamo parlando di stupidaggini. Non cambierà il bilancio dello Stato con questa riforma. Aggiungo in più che il problema vero sono i regolamenti parlamentari. Se non cambiano i regolamenti parlamentari, tu puoi averne 100, 200, 1000, non cambia, come dire, l'efficacia dell'azione parlamentare, dell'azione legislativa. Vorrei anche dire che se non cambia anche la grammatica e la sintassi, comunque avremo problemi, perché abbiamo leggi che sono in guerra, scritte da persone che sono in guerra con la grammatica e la sintassi, vanno decifrate con l'algoritmo. Ormai c'è un tale abbassamento anche della qualità legislativa che veramente la cosa fa impressione. In Campania abbiamo fatto una bella esperienza quando si è trattato di discutere del famoso vitalizio. Lei sa che qui non c'è il vitalizio, è stato superato come in tutta Italia. Si parla di un'indennità di 600 euro dopo una legislatura parlamentare. E io mi sono permesso di fare una bella premessa nella legge che ha cambiato il vitalizio. Nella legge regionale è così scritto: i consiglieri regionali che intendono rinunciare ai 600 euro possono farlo con una semplice comunicazione al presidente del consiglio regionale. Bene, le devo dire che anche quelli che sono per l'uno vale uno e che promuovono il taglio dei parlamentari, nessuno è andato a firmare per rinunciare ai 600 euro. Tanto per dirle qual è il livello di credibilità e di serietà di quelli che fanno finta di essere i moralisti sempre sulla pelle degli altri. Ma come ha visto, sono cambiate tante cose. Quelli che hanno promosso il referendum qualche anno fa dicevano che bastava un avviso di garanzia per essere costretti a dare le dimissioni. Poi abbiamo avuto sindaci che hanno avuto non uno ma 10 avvisi di garanzia e continuano a fare i sindaci. Come vede, il livello di demagogia nel nostro paese è arrivato a punte inimmaginabili, ma da questo punto di vista la vicenda drammatica del Covid ha riportato un po' tutti quanti con i piedi per terra. Quindi, Presidente, possiamo dire che in autunno la Fondazione Einaudi potrà contare sul suo sostegno per dire e comunicare ai cittadini che è una legge sbagliata e che bisogna votare no? Beh, non potrò fare campagna elettorale perché dovete permettermi anche di lavorare, noi siamo già in campagna elettorale. La mia opinione ve l'ho già espressa, quindi comunicatela voi, vi do delega piena. Qui abbiamo un altro problema. Lei sa che uno dei motivi anche di critica che io ho rivolto al governo è nella fissazione della data per le elezioni regionali. Qui siamo di fronte ad una vicenda che è sconvolgente, sconvolgente. C'è un decreto nazionale che dichiara lo stato di emergenza fino a fine luglio, però quel decreto è già stato modificato. Come si è visto, abbiamo aperto le fabbriche, abbiamo aperto gli uffici, abbiamo aperto le attività di cura alla persona, abbiamo aperto le palestre, adesso apriamo anche gli stadi. È tutto aperto in Italia. La circolazione è libera. Avevamo proposto di andare a votare l'ultima settimana di luglio, cioè fra due mesi, non domani mattina, fra due mesi. E con quale motivazione? La prima, ovviamente, che già stiamo in ritardo di tre mesi. Ma poi abbiamo spiegato che se andiamo a settembre sarà un inferno, sia perché avremo a settembre l'inizio dell'epidemia di influenza, sia perché rischiamo di avere un ritorno di Covid, ma soprattutto perché dobbiamo aprire l'anno scolastico. Quando sento dire noi a settembre apriamo l'anno scolastico, e come lo apriamo l'anno scolastico? Se andiamo a votare come hanno ipotizzato il 20 settembre, noi dobbiamo fare la sanificazione 3-4 giorni prima, poi collocare i seggi elettorali, poi l'operazione di voto, poi la nuova sanificazione, poi se c'è il ballottaggio andiamo a finire a ottobre. Ma possibile essere così irresponsabili e non votare l'ultima settimana di luglio
lasciandoci poi tranquilli a lavorare a settembre, perché quest'anno aprire anno scolastico non sarà un fatto banale. Dovremo dividere in due le scuole, dovremo fare, almeno questo ha deciso di fare la Campania, i tamponi e l'accertamento a tutto il personale scolastico, docente e non docente. Quindi ci stiamo preparando da fine agosto a tutto settembre a fare un lavoro di controllo e di prevenzione nelle scuole e nelle università. Ma vi pare possibile che, dovendo fare tutto questo lavoro, rinviamo le lezioni a settembre? Siamo a livelli di totale irresponsabilità. Hanno paura di votare. E chi ha più paura di votare sono quelli che sono andati in piazza ieri a rivendicare il voto nei confronti del Presidente del Consiglio. Però per le regionali non vogliono votare. Che paese. Che questo, paese. Questo mi lascia immaginare che lei sarà candidato. Sono stracandidato. Le voglio fare un'ultima... Addio piacere. Ovviamente. Un'ultima domanda, poi chiudiamo. Perché lei viene definito lo sceriffo. Ci ha dimostrato il dinamismo, la dedizione che serve, lei ci ha detto prima, per amministrare, per poter superare le difficoltà della burocrazia e così via. Adesso io mi chiedo, ma nella politica di oggi hanno ancora un ruolo i partiti? Come devono essere ripensati? Che ruolo devono avere? Oppure è soltanto contatto diretto tra leader e cittadini? Ora diciamo che c'è un processo generale che riguarda la personalizzazione della politica. Può piacere o non piacere, ma oggi una forza politica senza leader fa fatica ad affermarsi. È una tendenza che ormai si è affermata sul piano internazionale. Per quello che riguarda noi in modo particolare, abbiamo un problema che riguarda la selezione delle classi dirigenti. A volte si ha la sensazione che in Italia la selezione viene fatta in negativo, non in positivo. Antonio Gramsci adoperava un'espressione: questa è la logica del grande uomo e del cameriere, fare il vuoto intorno per emergere e distinguersi. A volte i mezzi leader che abbiamo nel nostro paese hanno interesse più a fare il vuoto intorno a sé che a valorizzare le competenze, le energie o quelle espressioni politiche che, sulla base della realtà e della verifica dei fatti, hanno dimostrato una qualche capacità. Questo è un grande problema, la selezione delle classi dirigenti, che in una qualche misura è saltata in tutti i partiti. A questo bisogna aggiungere un altro problema, a mio parere. Non c'è chiarezza sui grandi problemi. Non c'è chiarezza, c'è ambiguità, c'è un impapocchiamento generale. O confusione o demagogia. Lei ha accennato prima, lasciamo perdere gli sceriffi, vabbè, in Italia viviamo anche di folklore e caricature. Per me il tema della sicurezza è un tema decisivo ed è un tema che riguarda la povera gente, non riguarda i repressori, gli autoritari, perché chi vive la propria vita sociale nei quartieri, nei parchi pubblici, nelle ville comunali è la povera gente, perché chi ha i miliardi la sua vita sociale se la vive altrove. Io mi sono limitato a dire in questi anni una cosa semplice. Il tema della sicurezza ha due facce che sono ugualmente essenziali. La faccia irrinunciabile della solidarietà umana. Della solidarietà umana. Io credo che se perdiamo l'anima, la politica perde ogni significato. Io non credo che possiamo far morire la gente in mare. Non credo che possiamo girare la testa quando abbiamo persone che lottano per avere il pane. Poi c'è un'altra faccia, ed è la faccia della tutela della serenità di vita dei cittadini e delle loro famiglie. Quando qualche anno fa c'era un problema che riguardava il litorale domizio, parlo della mia regione, la fascia costiera del Casertano, io continuavo a ripetere: guardate che lì ci sono nuclei di extracomunitari
che hanno dato vita ad organizzazioni criminali, mafiose. Bene, anche in quella circostanza, polemiche, caricature, è tanto difficile fare un discorso da padri di famiglia. Se io torno a casa e alle 3 di sera trovo gente ubriaca che minaccia mia figlia o mia nipote, io non guardo in faccia nessuno, dico che deve andare in galera chi rompe le scatole. È chiaro, non credo che questa sia repressione, sia rispetto delle regole. Allora, accoglienza per la povera gente, ma per chi viene a rompere le scatole o a fare delitto, o a spacciare droga, o anche a minacciare la serenità di vita delle nostre famiglie, deve essere messo in condizione di non nuocere. Punto. Non mi pare di fare ragionamenti estremistici. Mi pare semplicemente di tenere insieme solidarietà, ma anche diritto della nostra gente a vivere in serenità e in tranquillità. Presidente, io la ringrazio. Grazie a lei. Disponibilità. Vorrei chiudere dando appuntamento ai nostri appassionati al prossimo mercoledì con un nuovo appuntamento del Caffè del Mercoledì e poi ricordare una nuova iniziativa che è iniziata da qualche giorno sul sito della Fondazione Einaudi. Ogni mattina viene pubblicato un articolo su indicazione del nostro vicepresidente Davide Giacalone e i nostri lettori hanno la possibilità di votarlo. E così proviamo anche a fare un invito alla lettura, alla buona lettura. E poi ci sarà un'iniziativa della Fondazione Einaudi che scopriremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Diamo anche un suggerimento ai nostri ascoltatori. Riprendiamo in mano, a proposito di Fondazione Einaudi, le prediche inutili di Luigi Einaudi. Vedrete già allora, parliamo di 70-80 anni fa, la descrizione del processo legislativo nel Parlamento italiano. La descrizione che ha fatto Luigi Einaudi la possiamo, come dire, ritrovare pari pari nella confusione legislativa che troviamo nel nostro Parlamento. Il lavoro che cerchiamo di fare, e la ringrazio ancora, Presidente, per questa sua... Grazie a lei, buon lavoro. Buonasera, buon lavoro.